Benvenuti a questa puntata di Storia. Oggi parliamo di bullismo, un fenomeno particolarmente diffuso di cui però troppo spesso si sottovalutano le conseguenze. Infatti, bullismo significa prevaricazione, significa umiliare, significa eh, fare un sopruso a qualcuno. In poche parole, significa esercitare una violenza e i protagonisti del bullismo sono da un lato il bullo, dall'altro la vittima, ma poi c'è anche una terza figura, quella del pubblico, grande o che dal vivo o dietro lo schermo di uno smartphone assiste appunto alla violenza. I dati di cui siamo a disposizione sono stati raccolti dall'Istat e ci dicono che più della metà dei giovani, di età compresa fra gli 11 e i 17 anni, ha subito almeno un episodio di violenza nel corso di un anno, mentre un ragazzo su cinque subisce eh, quotidianamente o quasi quotidianamente degli, degli episodi di eh, violenza. Ed il bullismo ha delle pesanti ripercussioni psicologiche su chi lo subisce, infatti può causare degli attacchi d'ansia, diminuisce sicuramente l'autostima delle persone e poi può anche portare alla caduta in depressione. Insomma, il bullismo è una violazione dei diritti umani, se ne è accorta Amnesty International, un'associazione che fa proprio della difesa dei diritti umani la sua ragione d'esistere. Di cosa parliamo? Di un corpus di diritti che nel 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha inserito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Si tratta quindi di diritti che appartengono all'essere umano in quanto tale, non più in quanto cittadino o in quanto suddito. E dopo avere legato il suo nome a delle battaglie storiche, come quelle contro la pena di morte o il reato di tortura, adesso Amnesty inizia ad occuparsi anche di bullismo. Perché? Perché si tratta di una violenza che limita proprio alcuni diritti fondamentali, come il diritto all'inclusione, alla partecipazione e alla non discriminazione. E è stata lanciata la campagna No al bullismo presentata a Roma e che è stata appunto, presentata di fronte a delle classi che hanno partecipato ad un progetto pilota di educazione contro il bullismo. Noi siamo andati a vedere di cosa si tratta. Basta chiamarlo discriminazione. Perché il bullo discrimina ciò che non gli piace, un comportamento, un'abitudine, un modo di essere, un modo di vestire, un modo di pensare, una disabilità, un'origine etnica e, e quindi non è altro che una violazione dei diritti umani. Difficile da intercettare perché, da un lato, eh, i ragazzi a scuola possono avere legittimamente difficoltà a raccontare, mentre, dal lato degli adulti, si tende a minimizzare. Quindi è importante. Che emerga, è importante creare una, eh, una continuità e comunità tra tutti i soggetti coinvolti, eh, la scuola, i docenti, il personale non docente, le famiglie, le organizzazioni per i diritti umani. Eh, nel progetto pilota che abbiamo svolto dal 14 al 16 abbiamo visto dei risultati importanti, non possiamo dire dalla notte al giorno, ma dalla notte all'alba sì. E... C'è una nuova consapevolezza, tre scuole sono diventate scuole amiche dei diritti umani, con questo progetto di SMS solidale vogliamo far aumentare il numero delle scuole e, e noi chiediamo fondi, e donazioni senza vergogna, con orgoglio, perché a noi piacciono le campagne finanziate dall'opinione pubblica e questa campagna è veramente a prova di alibi, non esiste dire... Non dono perché il fenomeno non mi riguarda, perché riguarda un altro paese, è lontano, non mi interessa, ci sono cose più urgenti. Di urgente c'è in Italia il tema del bullismo, insieme a tante altre cose, che riguarda noi. Ognuno di noi, per esperienza del passato, come studente, per esperienza di genitore, ha bene in mente che cosa significa. E ce l'hanno in mente molto bene quel 50% di studenti che, secondo i dati Istat, hanno subito almeno una forma di bullismo. E voglio dire una cosa, che il bullismo, se non viene contrastato, rischia di rendere normale eh, questa idea che sia una fase di passaggio, di formazione, di passaggio dall'adolescenza alla maturità. E poi se non si contrasta a scuola, il bullismo prende altre forme, diventa un bullismo di adulti. Così come chi, su, chi vive in contesti di violenza domestica rischia di riprodurla come protagonista o come vittima, lo stesso vale per il bullismo. Quindi va fermato subito, è un'emergenza. E fino al 13 di novembre si può contribuire con un sms solidale al 45542. E come abbiamo visto, è stato lanciato un sms solidale che servirà a finanziare questa campagna. Si tratta di un lungo percorso, proprio per questo deve essere iniziato subito. Bisogna entrare nelle scuole ed educare a non discriminare. Naturalmente come tutti i fenomeni strutturali non è che con un colpo di bacchetta magica il bullismo eh, si fermi, però eh, noi che ci occupiamo di diritti umani sappiamo bene che ogni campagna per promuovere i diritti umani è una campagna di lungo periodo e quindi non dobbiamo cadere nella tentazione di dire ci vorrà troppo tempo perché si possono fare cose che hanno un obiettivo a lungo periodo e farle oggi, subito, in una scuola, da domani. E dal 13 novembre, dal 14, quando sarà finito questo sms solidale, conteremo le scuole su cui potremo farlo. Illuminare ciò che è al buio è una cosa importante, perché il buio è, è l'ambiente delle, delle violazioni dei diritti umani, il silenzio è la colonna sonora delle dittature e quindi bisogna fare luce e rumore, questo è fondamentale. Sapendo ed essendo consapevoli di una cosa che noi di Amnesty International conosciamo bene, e cioè che noi dobbiamo essere contenti di ottenere il minimo risultato col massimo sforzo perché fare nell'altro modo è troppo facile e non ci piace E se c'è un caso che ha aperto gli occhi dell'opinione pubblica italiana sul fenomeno del bullismo è quello di Carolina Picchio, una quattordicenne che una sera va ad una festa con degli amici che però non si rivelano tali, infatti prima la fanno ubriacare e poi mimano sul suo corpo incosciente degli atti sessuali. Il tutto viene filmato e il giorno dopo finisce online. La ragazzina non regge all'umiliazione e si butta dal terzo piano di casa sua. Carolina lascerà un biglietto nel quale eh, dirà sostanzialmente che le parole fanno più male delle botte. E era, è stata una professoressa di Carolina, la senatrice Ferrara, che l'ha ricordata così. Carolina in effetti ha fatto una scelta eh, molto, molto dura, molto anche per chi l'ha subita, perché ha lasciato tutti senza parole. Per fortuna però ha lasciato scritto. Uh, un suo messaggio che per noi ha rappresentato, per noi anche le sue amiche, la sua famiglia, i suoi insegnanti, ha rappresentato un inizio, un inizio di impegno e anche una prima analisi del problema perché anche se aveva solo 14 anni lei ha, ha detto questo è il bullismo, eh, le parole fanno più male delle botte e si riferiva a un video che era stato pubblicato in cui lei eh, si vedeva un gruppo di compagni giocare sul suo corpo in un momento di incoscienza, quindi eh, questo, la pericolosità di, eh, diciamo, di vissuti di questo genere che vengono spesso in perché ormai il bullismo non è più una reiterazione di atti fatti nel, nel cortile della scuola ma basta un solo evento per poter umiliare e perforare una persona e compromettere per sempre, così pensi pensa, la loro reputazione e la reputazione oggi è, on, è online, è sul web, ognuno vive la sua identità da un certo momento in poi sostanzialmente sul web cercando un'inclusione che invece il web non sempre restituisce, perché o noi siamo in grado di, eh, di dare e, e di trasmettere alle nostre azioni sul web un'etica eh, che possa valorare e far capire il giusto, le cose giuste e le cose sbagliate, oppure evidentemente sul web rimangono spesso quelle più cruente ad avere il maggior consenso. E la senatrice Ferrara si è battuta in Parlamento per l'approvazione della legge contro il cyberbullismo che è stata approvata nel 2017. Continua comunque a visitare le scuole per informare sui rischi che si corrono. La legge definisce due disposizioni che sono per le, una per le vittime la segnalazione dei contenuti ritenuti lesivi della dignità del, del minore, già a 14 anni questa segnalazione può essere fatta e in caso di inerzia interviene il garante della privacy e la procedura di ammonimento che è quella che viene data al minore eh, che si rende eh, artefice di una condotta di bullismo per evitare un processo penale. Poi la legge contempla un grande piano d'azione sia a livello nazionale, comprendendo varie discipline, vari servizi, compresi i servizi di giustizia minorile, le forze dell'ordine, la salute, eccetera e un piano invece dedicato alla scuola, la scuola come centro fondamentale educativo che farete con la famiglia, ma farete anche con i servizi territoriali. E lei continua a girare le scuole? Sì, io continuo a girare le scuole perché adesso dobbiamo dire ai ragazzi che la legge c'è. È inutile che lo diciamo in televisione, lo dobbiamo dire attraverso i loro il, 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 diciamo, le loro comunicazioni che sono quelle della rete, però infatti gira molto sulla rete questa informazione, però il mio intervento anche con le scuole è sempre quello di tenere il polso sulla situazione, perché il fenomeno corre molto veloce, la rete corre molto veloce quindi noi dobbiamo sempre essere alla, conoscere che cosa sta succedendo. Ci sono delle piattaforme che fanno sparire i contenuti, altre, insomma, ci sono dei pericoli aggiuntivi che dobbiamo essere in grado subito di conoscere per parlare il loro linguaggio con loro. Ci Nuova, una nuova era di umanesimo che investa anche la rete, io credo che noi saremo assolutamente in grado di farlo. Abbiamo la possibilità di restituire questa umanità a una, ad una comunicazione che oggi in qualche modo è distorta da un abuso inconsapevole della rete. Quindi, diventando cittadini digitali consapevoli, ci possiamo mettere dentro tutta la nostra bellezza e la nostra creatività. Così sarà possibile avere una rete che diciamo mette all'angolo il bullo, mette all'angolo la violenza. E mettere all'angolo la violenza è l'obiettivo da raggiungere a scuola e fuori dalle scuole. Ha partecipato alla conferenza, ha voluto prestare il suo volto anche l'attrice Veronica Pivetti. Sentiamola. Io sono una professoressa finta ma sono un cittadino vero e quindi sono, sono in questo paese, e non sono mamma, però per me è molto importante che i ragazzi, le ragazze, i bambini siano tutelati perché, eh, perché il bullismo è eh, violenza, è dolore, può portare a conseguenze inenarrabili. Per cui io ho fatto, faccio, è molto tempo che faccio questo percorso con Amnesty, sono vicino a loro, a loro in molte battaglie e trovo che la battaglia contro il bullismo sia sacrosanta perché poi comincia tutto da lì, da quando siamo piccoli e quindi è giusto che è giusto difendere i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze dalla, dalla violenza e, e credo che proprio perché, proprio perché parte tutto durante l'infanzia, durante l'adolescenza noi veniamo anche cambiati da quello che ci capita, è giusto tutelarli il più possibile. Tutti noi anche se adesso ovviamente l'adolescenza è molto lontana perché io sono grande, però tutti siamo stati vittime di atti che ci hanno fatto del male. Ecco, non dimentichiamocelo, non c'è bisogno di, di, di avere quell'età o di avere necessariamente dei figli, io ripeto, io non ho figli, però siccome sono stata ragazza, sono stata adolescente e ricordo quanto ho sofferto, quindi non è difficile cercare un po' di giustizia in questo e eliminare il più possibile delle forme di violenza di questa natura e Amnesty come sempre lo fa e lo fa benissimo. Ed è meglio accendere una candela che maledire l'oscurità. Questo era il motto del fondatore di Amnesty International Peter Benenson. Noi vi salutiamo con l'augurio che si possa fare luce sulle tante zone d'ombra che caratterizzano questo fenomeno. Vi ricordiamo che per rivedere queste e tutte le altre puntate di storie basta andare sul sito internet www.retesole.it mentre l'indirizzo da usare per parlare con la nostra redazione è retesole-lazio-chiocciolaretesole.it. L'appuntamento è la prossima settimana con una nuova storia.